Buongiorno ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Ricette del Tubo. Oggi andremo a preparare i muffin con il cuore tenero. Avrei voluto farli con la Nutella, ma mi sono svegliato stamattina e la Nutella era finita. Quindi li farò con il cuore tenero alla marmellata di frutti di Cusco. Iniziamo. Gli ingredienti che ci servono sono 120 g di burro, che io ho già spezzettato, per lasciarlo ad ammorbidire un po'. 140 g di zucchero semolato, 2 uova, 240 g di farina 00 e una bustina di lievito, 100 ml di latte. Bene, iniziamo. I primi ingredienti da mettere sono il burro. Bene ragazzi, i primi ingredienti da mettere sono lo zucchero semolato e il nostro burro. E iniziamo a mescolare con la nostra frusta. Se il burro fosse un po' più morbido, magari meglio. Bene ragazzi, ci vediamo magari alla fine della lavorazione così. Ora aggiungiamo le uova, è così in bilico ragazzi, ma perché sennò cade tutto e no. Oh. E ora ricominciamo a mescolare pian piano. Aggiungiamo il latte. Benissimo, ora che il nastro è composto con il burro, le uova e lo zucchero è pronto, aggiungiamo le parti farinose, quindi la farina e il lievito. Dobbiamo setacciarle tutte. Inizialmente, ragazzi, mescoliamo a mano libera, perché sennò la farina ci va ovunque. Una volta che l'impasto sarà pronto, avrà più o meno questa consistenza. Se avete una stocca poche, è meglio. Noi ne abbiamo, volevo usare un sacchetto di nylon, quelli là dove si conserva il cibo, ma mi sembra una pessima idea, sinceramente. Quindi, cucchiaio e iniziamo a fare i muffin. Però, prima, ovviamente questo passaggio dovete farlo la mattina, sia se vogliate farlo con la marmellata che con la Nutella o comunque la crema spalmabile di nocciole, dovete fare questo. Prendere un cucchiaino su un vassoio e fare 12 cuori e andarle a congelare. Bene, quindi con un cucchiaio, prima andiamo a fare un cucchiaio di base e riempire fino a metà degli stampini. Poi, una volta, ripeto, i nostri stampini fino a metà, prendete i cuori e li adagiate al centro. Una volta che avete messo i cuori morbidi al centro, li ricoprite con un altro po'. I vostri muffin. Che avete riempito le formine con l'impasto fino a metà stampo, il cuore e poi con l'impasto, bisogna mettere la nostra bellissima teglia in forno a 180 gradi per circa una ventina di minuti. Controllate, dipende dal vostro forno, il mio è statico, quindi rientro nel meraviglioso mondo dei forni statici che non funzionano a dovere. Ci vediamo dopo quando sono pronti e il cuore sarà tenero e caldo. Come previsto sono venuti, un po' come sono venuti, ma perché il mio forno io so già che fa, po' rate. Ho preso il più bello. C'è un po' di cuore perché sono uscito un tutto. Vabbè, proviamo. Buono è buono, anche se non c'è il cuore. Un piccolo consiglio, non fatelo col cuore cremoso caldo, fatelo con le gocce di cioccolato, vi verrà meglio. Ragazzi, che dire, vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto.
Come sempre vi lascio la ricetta in descrizione, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, commentate e se non l'avete fatto iscrivetevi. Noi ci vediamo giovedì prossimo con una nuova puntata di Ricette del Topo. Ciao. Basta. E stop! Dai, basta.